ma non è, credo che non ci siano altre vie d'uscita. E dei maschi che forse sono nati così, sapete, dei maschi si nasce, ma poi magari ci vuole una vita intera per diventare uomini, e non sempre, e non sempre. Bravo. Sarà che da quando siamo nati abbiamo saputo che la donna nasceva da una nostra costola, che dal paradiso terrestre siamo andati via per colpa di una donna. Sarà perché comunque siamo cresciuti, io sono uno di quella generazione in cui si discuteva tra uomini e donne, ma più che altro del destino delle donne. Il maschio era il nemico storico, ma ci stava tutta, insomma, perché effettivamente noi dovevamo anche ascoltare le colpe di tanti altri. Io mi dichiaro comunque colpevole, nel senso che abbiamo tentato molte volte, forse, di pensare di essere meglio di alcuni altri. Però la sensazione che il problema è veramente la violenza contro un'altra persona, contro la persona prossima, contro il suo futuro, contro il prossimo, contro il tempo che arriverà. E questo secondo me è il gravissimo delitto. E mi dispiace che il giorno 8 marzo, che è una festa, sembra quasi una festa a lutto, insomma, no? Abbiamo sentito, ci sentiamo come una società cerchiata e secondo me nessuna fortezza, per quanto forte, per quanto unita, può reagire al nemico, a quello che succede fuori. Io credo che sia interessante e importante fare dei proponimenti, ne ho sentiti tanti oggi. La questione culturale è al centro, sicuramente sapere che la maggior parte dei soprusi dell'accettazione di una cultura in cui c'è il coraggio delle donne e incredibilmente c'è la paura degli uomini, perché un uomo che fa una cosa del genere, io mi ricordo, insomma, la prima volta che io dovevo avere il primo fatidico rapporto sessuale, lo volevo a tutti i costi il prima possibile perché era un'emancipazione. Beh, io c'avevo talmente paura che ho fatto, proprio da una ipotetica violenza femminile. Però un uomo che tratta una donna in questa maniera, in fondo non è perché abbia la voglia di prevalere su una donna, secondo me ha la disperazione di prevalere su qualcosa, su qualcuno. E perché è talmente disperato, o talmente stupido, talmente poco fornito di argomenti più importanti, di passioni più reali, di affetto, di amore, che alla fine quello che ci ha portato di mano cerca di prenderlo. E d'altronde la giustizia per noi è importante, ma è anche importante il senso di giustizia generale. Io penso che va condannato lo stupratore, il marito, il padre, il fratello che consuma la violenza quotidiana in casa, che a volte non è solo fisica, ma è anche psicologica. Io sentivo dire da ragazzino, magari un marito alla moglie sta incinta, tu che sei cretina. E già bastava questo, oppure anche il solo complimento forte che noi abbiamo valutato sempre come allegro, positivo, no? Il fatto che dalla macchina qualcuno lancia un epiteto. Però tutto questo forma cultura, questo fa diventare la nostra società quello che è. Allora, scusate, ormai quello che possiamo aggiungere sono state dette molte cose. Io penso che, ecco, io una cosa forse avrei fatto. Io avrei messo qui non una donna con gli occhi abbassati o un maschio con gli occhi abbassati, perché la vergogna deve essere quella maschile, insomma, non quella femminile. Magari dall'altra parte una donna con gli occhi uguali. Io penso che dobbiamo ricominciare anche a pensare alle città appunto non come luoghi in cui bisogna difendersi, ma in cui bisogna vivere. In cui abbiamo il concetto della bellezza, del vivere, dello stare insieme. Guardate che la bellezza fa cultura. Una persona che può alimentarsi di sogni. Ricominciamo a indicare i cieli alle persone, non solo le disperazioni. Abbiamo offerto le ambizioni della gente. Le abbiamo messe a posto, ma non abbiamo più disegnato un cielo da sognare, una cosa che fosse diversa, un'impresa. Questo è un momento importante, interessante. Cominciamo a indicare lontano, laggiù, dei paesaggi nuovi. Io volevo semplicemente che una cosa che ho trovato, poi la... Cosa hai trovato? Ho trovato una cosa scritta... No, non è così lunga. È breve, scritta da un musicista, questo per dirvi quanto noi comunque siamo poco importanti, e solo questo discorsetto da un lavoro non fanno gli altri, quelli che tutti i giorni si trovano poi a combattere con questa storia.
quelli che dovrebbero essere umani, non solo gli esseri umani. Noi dobbiamo imparare ad essere umani, di nuovo. L'umanità ha bisogno di umanità, siamo un po' perdendo. Allora, questa la scrive, ma è breve, l'hai letto solo una parte. La scrive John Lennon nel 1962. La donna è il negro del mondo, è così, pensaci. La donna è il negro del mondo, pensaci e fa qualcosa. La costringiamo a truccarsi e a ballare, se non vuole essere una schiava diciamo che non ci ama, se è forte diciamo che cerca di essere un uomo, e mentre la vogliamo fingiamo che sia superiore a noi. La donna è il negro del mondo, la schiava degli schiavi, pensaci. La mettiamo incinta, le facciamo allevare i nostri figli e poi la sentiamo perché è diventata una madre vecchia e grassa. Le diciamo che la casa è l'unico posto nel quale deve stare e poi ci lamentiamo, che è troppo spirituale per poter essere nostra amica. La donna è il negro del mondo, la schiava degli schiavi, così pensaci. La insultiamo tutti i giorni in TV e poi ci domandiamo perché non ha fegato, né alcuna fiducia in se stessa. Quando è giovane uccidiamo i suoi desideri di libertà e mentre la esortiamo a non essere troppo intelligente, la disprezziamo per essere così sciocca. La donna è il negro del mondo, la schiava degli schiavi. E così, se mi credi, urlala. Io rimango così, volevo dire una cosa, prima dell'8 marzo, facciamo magari una festa del 7 marzo, non una festa, un congresso degli uomini in cui gli uomini fanno delle donne, da soli però. Continuiamo ad accogliere altri interpreti, protagonisti nel mondo